Ciao a tutti ragazzi, bentornati al canale. Oggi approfittiamo di questa giornata estremamente uggiosa per parlare di alcuni oggetti utili per l'outdoor. Sono oggetti da Geotech, un'azienda spagnola, e andremo a vedere nel dettaglio un piccolo marsupietto tattico, un fornelletto a legna normalmente chiamato bush box, che avrete già visto in alcuni miei filmati, non questo preciso fornelletto, ma ne avrete visto un altro. Oggi testeremo questo e poi il mio coltello, il Geotech 29, che è un coltello che adoro, con cui mi trovo veramente molto bene. Andremo a vedere anche in dettaglio questo. Allora, iniziamo dal marsupietto, che forse la cosa su cui c'è meno da dire, insomma. Questo marsupietto lo trovate sullo store di Amazon, vi metto il link in descrizione. C'è di tre colori differenti, questo è il camouflage, presenta una piccola taschina anteriore, una tasca intermedia dove c'è dentro anche una tracolla se volete portarlo tipo borsetta, e poi all'interno della tasca più grossa c'è una scatolina che rende questo marsupietto molto utile nel caso vogliate portarvi dietro un kit per accendere il fuoco con delle esche, con della corteccia di betulla, piuttosto del char punk wood, insomma quello che volete. Oppure potreste anche utilizzarlo per altri utilizzi, come, non so, un piccolo kit di primo soccorso. Oppure se andate a pesca, per metterci dentro le vostre esche che utilizzate solitamente. È abbastanza spaziosa, abbastanza capiente, insomma non c'è molto altro da dire su questo marsupietto. La cosa che non mi è piaciuta di questo marsupio è il fatto che abbia dietro la cinghia per attaccarlo alla cinta, ma non ha una clip che mi permette di attaccarlo allo zaino. Questa è una cosa che a me non piace, una clip secondo me sarebbe stata decisamente utile. Per quanto riguarda i materiali, insomma, faccio vedere nel dettaglio, dovrebbe essere un nylon abbastanza resistente, insomma discreto, un prodotto abbastanza economico ma fatto bene, insomma, per quello che costa. Il secondo oggetto che andiamo a vedere invece è la bush box, sempre della Geotech, che a me è piaciuta molto e vi spiego anche perché. A parte che arriva in questa custodia resistente in neoprene, che è molto carina e resistente, la cosa che mi è piaciuta di questo fornelletto, che adesso vado a montare, è lo spessore della lamiera. La lamiera è molto spessa e rigida, che a differenza della bush box che utilizzavo prima, che tende molto a flettere, a piegarsi, e rende difficoltoso il montaggio e anche il sostegno di pentole più pesanti magari, questa invece è estremamente solida ed è molto piccola, quindi è trasportabilissima e la potete sempre portare con voi, insomma veramente non occupa niente di spazio. L'unico contro, chiaramente, essendo in acciaio abbastanza spesso, è leggermente pesante, ma comunque essendo così piccola stiamo parlando di un peso abbastanza irrisorio. Adesso lo andiamo a montare. Ecco la nostra bush box montata. Adesso proviamo ad accenderla, sperando che si riesca facilmente perché c'è un'umidità pazzesca. Vediamo.
Quello che ho utilizzato è l'acciarino che è abbinato al coltello al Geotech 29 di cui parleremo tra un attimo. Adesso cerchiamo di accendere bene questa bush box. Guardate quanto fumo, è tutto bagnatissimo. Bene, come potete vedere ha preso, andrà sicuramente a sostituire la mia vecchia bush box. Bene, intanto che la nostra bush box ci scalda un po' e fa un po' di fuoco e ci affumica, andiamo a vedere il coltello, il Geotech 29, coltello full tang, quindi un pezzo unico. Allora, abbiamo una lunghezza di 250 mm totale e una lama di 125. Spessore della lama 5 mm, quindi una lama molto spessa e un coltello adatto a lavori abbastanza pesanti, quindi ottimo per fare del batuning, quindi per spaccare della legna utilizzando un altro pezzo di legna a battere, diciamo. Adesso faremo una prova di utilizzo. Personalmente ho scelto questo coltello perché avevo bisogno di un coltello abbastanza robusto da utilizzare qui in baita, che fosse in acciaio inox e quindi utilizzabile anche per volendo per cucinare, perché a me piace utilizzare anche questo genere di coltelli per cucinare quando sono in giro a fare magari qualche uscita bushcraft, piuttosto che a fare del trekking magari più leggero, perché è un coltello che io ad esempio, questo qui, il 29, non consiglio proprio per coltello da trekking, inteso trekking di molte ore. È un coltello abbastanza pesante, è un coltello ottimo per prepararsi un fuoco, perché essendo così robusto si può spaccare molto facilmente anche della legna grossa, quindi coltello più un seghetto, secondo me siete a posto, non avete neanche bisogno di un'accetta, a mio parere. L'altra cosa che mi piace di questo coltello chiaramente è l'estetica, perché è un coltello veramente molto bello, molto ben curato nei dettagli. Viene fornito con questa custodia in pelle fatta molto bene, una pelle molto, molto spessa, sembra abbastanza di qualità, con un acciarino che funziona molto bene anche lui. La cosa che non mi è piaciuta di questa custodia è la clip posteriore, perché non è di facile apertura, tanto che io non l'apro più perché ho paura di danneggiarla. E quindi bisogna sempre sfilare la cinta. Probabilmente a me è capitata una clip difettosa e quindi è andata così. Io non apro e chiudo più, ma l'attacco direttamente alla cinta, tanto che mi vedete sicuramente nei video con questo coltello attaccato alla cinta. Magari vi chiederete perché sto sempre in giro con questo coltello. È semplicemente una questione di praticità, perché qua in baita fa molto comodo avere un coltello sempre a portata di mano, anche per fare piccoli lavoretti o anche per dire aprire una confezione di qualcosa, quindi avere un coltello a portata di mano è sicuramente molto utile. Non entro troppo nel merito delle specifiche tecniche dell'acciaio, anche perché non sono un grandissimo esperto di coltelli, anche perché io i coltelli li utilizzo semplicemente perché mi servono, non sono un collezionista che ha 1000 coltelli in casa. Quindi vi posso soltanto dire che è molto ben affilato, tiene abbastanza bene l'affilatura e si affila facilmente, quindi questa per me è una cosa, vabbè, so che è una caratteristica degli acciai inox, sono un po' più morbidi rispetto a quelli carboniosi, perdono un pochino più facilmente il filo, però sono più adatti ad esempio per cucinare e anche per essere riaffilati facilmente. Proviamo a fare del batuning con questo coltello.
Insomma, è sicuramente una lama molto adatta per questo genere di operazioni, per il batoning ad esempio è proprio micidiale secondo me. Non perde il filo e potete spaccare roba veramente molto grossa. Beh, se volete vedere più in dettaglio in un'uscita l'utilizzo di questo coltello, vi metto qua sopra il link del video che ho realizzato durante una piccola escursione in cui ho fatto una merenda con questo coltello. Vi metto i link in descrizione, il link di Amazon dove potete acquistare questi oggetti se vi dovessero interessare. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di seguirmi anche su Instagram, mettere mi piace, commentare, fatemi sapere cosa ne pensate anche di questo genere di video recensioni che sto provando a fare. Vi ringrazio e ci vediamo alla prossima, al prossimo video. Ciao!